Hi there, hello, you're welcome back to my channel. Ben trovati di nuovo sul mio canale. Oggi parleremo di quella stanza che noi riserviamo per i nostri bambini, che in inglese si chiama nursery or playroom. Today we're going to be talking about the playroom. What is a playroom? Che cosa vuol dire playroom o nursery? In inglese. A nursery or a playroom is that room that we reserve for children. It could be in a house or it could be in an establishment. Okay? A nursery is a place, is a room we reserve for children, for babies, for children. Ok? Quella stanza che noi riserviamo per i bambini, ok? Neonati, bambini in generale. Si chiama nursery, ok? Di solito piena di colori, di giocattoli, e di questi che parleremo oggi. Usually it's a colorful room filled with so many toys and what have you. And this is what we are going to be talking about today. Is it okay? Now let's head into this video. In the nursery, we have, dentro quella stanzetta, abbiamo dolls. Dolls, these are dolls, okay? We also have teddy bears. Teddy bears, this is a teddy bear. Morsetto, teddy bears, okay? Toys, in generale toys, giocattoli, in inglese si chiamano toys, in generale. It could be a toy car, può essere un macchinino, a toy car. Car, a macchina, a toy car, un macchinino. It could be a toy house. It could be anything toy, okay? Toys in generale. Toys in general. Toys in generale, giocattoli. Then we have a toy chest. A toy chest. Quel baule dove mettiamo tutti i giocattoli bambini. Quello carino. Toy chest. They will keep all the toys and other toy chests. We could also have a shelf. Potremmo avere anche uno scaffale, shelf, where we can arrange some toys or children's clothes. Okay. Lego, this is a Lego, those building blocks that children use to learn faster. Quello piccolo mattoncini che mettono insieme. Lego, anche in italiano si chiama così. A crib. This is a crib. Then we have a cradle. La differenza tra crib e cradle è che cradle si può dondolare, di solito per i neonati, perché si dondola appunto, ma crib è il lettino del bambino più grande. Questo qua, crib. The difference between a crib and a cradle is while a cradle we can rock a cradle. A crib is usually firm, usually stable. We can't rock a crib, okay? And then we have a mobile. Abbiamo un mobile, that which we append, we hang above the baby's crib so they can make them sleep or they can make them relax. Quello che appendiamo sopra il lettino del bambino, quella che gira, che fa come quando fa canzone, o mobile. A changing table, a changing table. Un tavolo dove si può cambiare il bambino, vestire il bambino, appoggiare il bambino per cambiarlo. A table where you can change baby's diapers, where you can dress the baby. Ok, quel tavolo che abbiamo il nostro, con la stanzetta si chiama a changing table. Diapers or nappies. Diapers or nappies. Ok. Il pannolino, diapers, si può anche chiamare nappies, ok? Baby wipes, this are baby wipes, che usiamo per pulire prima di mettere il pannolino al bambino, baby wipes. Blankets, baby blankets, una coperta. Anche okay, per bambino, baby blankets, quello più pesante, blanket.
E anche baby shawl, a baby shawl, okay? That's material that we use to cover a baby, usually a newborn, a baby shawl. Quello che dicevo bene, che giriamo intorno a un neonato, a baby shawl, baby lotion, quello che passiamo appena facciamo la doccia al bambino, a baby lotion, this baby lotion. Abbiamo anche, we also have a baby shampoo, normale, baby shampoo, a baby powder, ipotalamo per il bambino, baby powder, cotton swabs that we use to clean our baby ears, clean children ears, cotton swabs, a bib that we hang on the neck of the child before he or she eats, so she doesn't stain her dress. Che noi appendiamo al collo del bambino così non si sporca, a bib, a feeding bottle o a baby bottle, a feeding bottle, che noi usiamo per dare da mangiare al bambino, a baby bottle o a feeding bottle. E la parte, questa parte si chiama a teat, the plastic part of a feeding bottle, the part which the baby sucks. A teat. Okay. Then we have a pacifier or a dummy. A pacifier or a dummy. This is a pacifier or a dummy. Quello che mettiamo nella bocca del bambino per non farlo piangere si chiama in inglese a pacifier o a dummy. A baby walker. A baby walker. This is a baby walker that a baby used to learn how to walk or to stand on its feet. Questo è baby walker che un bambino usa per imparare a stare in piedi senza cadere o a camminare. A baby walker, ok, non walker, walker. A bouncer. This is a baby bouncer, okay, that we use to keep the baby in a bouncing position. Questo strumento si chiama baby bouncer, ok, che appendiamo sul soffitto per far saltare o dondolare il bambino, ok? A potty, this is a potty, il toilette del bambino, a potty, ok? Baby's toilet, a potty, baby clothes, vestiti del bambino, baby clothes, we have a safety pin, questo è un safety pin per mettere insieme le cose di solito pavolino o nappies. Abbiamo safety pin that we used to hold nappies, a safety pin. Also we have a rattle, a rattle, useful for infants, a rattle, questo è rattle, un giocattolo anche per i neonati, a rattle, rattle, a baby carrier, a baby carrier, this is a baby carrier, okay? Che usiamo per portare il bambino, a baby carrier. Or we have a stroller. A stroller. Okay, this is a stroller. Is that okay? These are the items that we have more or less in our nursery, in our playrooms. Questi sono gli oggetti che abbiamo più o meno nel nostro spazzetto per i bambini. Ok, now you can always try to recycle these words, these vocabularies. By using them in your daily speech. Perhaps go to your children's room and try to name objects there with the words I have taught you. And if there are words that you don't know, you can also leave your questions in the comment section and I'll get back to you. Potete riciclare ogni vocabolario che ho, cercate di usarli quando parlate. Vi ho sempre consigliato, se volete, mettervi alla prova, andate nella stanzetta dei vostri bambini e cercate di indovinare, di dire i nomi in inglese come vi ho insegnato. Ok? Se c'è un bambino che mi sta guardando, questi sono i nomi dei tuoi giocattoli. Ok? If there's any child that's watching out there, these are the names of your toys in English. Now, thank you for watching the lesson. Grazie per avermi seguito oggi, and I wish you a Merry Christmas. And a happy new year. We all have a buona festa and buon nuovo anno. Bye, ciao, au revoir.